quest'anno Scicli celebra con impegno e passione civile il 25 aprile, festa della liberazione. Siamo qui per celebrare al contempo difendere e vivere i valori sanciti nella nostra Costituzione. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, è la storia della Resistenza stessa, è la storia di uomini, di donne, di tanti giovani caduti anche nella nostra comunità scicliana per dare a noi tutti un tempo di pace e di libertà. In questo nostro 25 aprile 2019, contro ogni deriva totalitaria, sovranista, contro ogni anelito razzista, vogliamo fare nostra la testimonianza ancora attuale e preziosa di Piero Calamandrei, circa l'esigenza di uno sforzo collettivo tendente al recupero di radici storiche condivise per l'affermazione di una politica altra. La vicenda umana e politica di Calamandrei, eroe partigiano, membro dell'Assemblea Costituente, fine giurista, è stata interamente scandita dalla prospettiva alta e nobile di edificare un nuovo impegno civile saldamente poggiato sulla nostra Costituzione. È a lui che si deve il concetto stesso e la nascita stessa del concetto di cittadinanza attiva. E affinché la memoria diventi impegno, nel ricordo oggi, permettetemi, anche di Tonino Speranza, che è stato per me motivo di impegno e che ha creduto nell'impegno civile delle nuove generazioni. Voglio condividere quindi con tutti voi il suo appello, l'appello di Piero Calamandrei, un vero e proprio appello all'agire politico inteso come scienza della libertà. Calamandrei infatti rivendicava l'urgenza e il bisogno di conservare viva nel tempo la nostra Costituzione attraverso appunto l'impegno civile, l'impegno civico delle nuove generazioni. Libertà, ma libertà non di tipo individualistico, pervicacemente ancorata al menefrego fascista, ma libertà intesa come interdipendenza umana e come giustizia sociale, affinché oggi, come ieri, è necessario affrancarsi dai dogmi dei nuovi egoismi, e questo non è un'impresa facile. Ma per riuscire in questa impresa non facile, occorre riscoprirsi tutti i partecipi di un comune destino e recuperare la coscienza morale dei nostri padri costituenti, affinché partendo da un unico e piccolo centro e seguendo un tracciato ideale di interconnessione solidale, lungo cerchi concentrici ma sempre più estesi, dal singolo individuo si possa aggiungere a una comunità più vasta e via via così fino all'umanità intera. L'individualismo, la chiusura, la paura dell'altro da sé, l'assenza di futuro, così come ogni forma di desistenza civile, di ignavia, di rassegnazione, nell'insegnamento di Calamandrei e dei nostri padri costituenti rappresentano la massima biura dei valori costituzionali, che invece traggono linfa da un approccio laico ma severo di partecipazione e di resistenza anche morale alla cieca e dissennata assenza dei singoli dalla vita collettiva delle città, delle comunità, dall'assenza e dalla desistenza rispetto alla vita politica. Le parole d'ordine quindi erano e sono assolutamente onerose, oltre che attualissime nella loro necessarietà. Stato e politica, etica e impegno, responsabilità e senso del dovere. Incitamenti capaci di sfidare, non sempre con successo ai noi, l'eccessivo pragmatismo della partitocrazia italiana. Questi concetti e queste idee, in questo particolare tornante della storia, tornano utili a tutti noi, a chi si impegna, a chi ha la responsabilità di rappresentare una comunità, ma a tutti noi cittadini e cittadine, e soprattutto possono tornare utilissime ai più giovani, alla continua ricerca di punti di riferimento a cui affidare dubbi, aspirazioni e passioni, perché proprio come avrebbe detto Piero Calamandrei, la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che auguro a voi di non sentire mai, ricordandovi che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica,
perché lo Stato siamo noi tutti. Per questo insieme a voi oggi dico, oggi è sempre resistenza. Oggi è sempre resistenza. Chi non ha risposte, e questo vorrei consegnarlo, io vorrei condividere con voi e consegnarvi una domanda. Una domanda evocata e messa in luce in un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, della scrittrice Michela Murgia, Futuro interiore. La dono a voi facendola ovviamente anche mia. Chi non ha risposte si salverà forse con una domanda, se saprà sceglierla bene. Sapremo dire chi siamo, senza evocare sangue e suolo? La democrazia avrà spazio per la bellezza? Si può essere potenti insieme, anziché l'uno contro l'altro? Con questa domanda sento su di me, sentiamo su di noi tutti la responsabilità, ci prendiamo la responsabilità di sognare insieme il futuro. Grazie.